questo è il messaggio del paese reale, visto che stanno raccontando delle balle, visto che stanno in realtà irregimentando tutto, cercando di controllare tutto, questo è il paese reale che parla e che dice quelli che sono i problemi, quello che è la necessità di cambiare. Il mondo del lavoro, che è quello che tiene in piedi questo paese, non ce la fa più, ha un problema salariale grande come una casa, ha un livello di precarietà inaccettabile e ha problemi di fondo perché i diritti fondamentali della nostra Costituzione oggi non sono garantiti, a partire dal diritto alla salute, alla sanità pubblica, a partire dal diritto all'istruzione, a partire dal diritto al lavoro che oggi è precario e si continua a morire sul lavoro in un modo indecente. E quindi il messaggio è che c'è bisogno di cambiare, c'è bisogno soprattutto che si ascolti e che si dia ruolo al mondo del lavoro. Questo è il messaggio che oggi vogliamo mandare, soprattutto il messaggio è che non abbiamo nessuna intenzione di fermarci. Abbiamo cominciato questa mobilitazione a novembre, non abbiamo avuto risposte, intendiamo andare avanti senza escludere l'utilizzo di nessun strumento democratico di quelli che abbiamo a disposizione, e lo stiamo facendo per dare un futuro a questo paese, a partire dai giovani, a partire dalle donne, a partire di nuovo dalla centralità della persona.